Buona domenica, appassionati di cucina, bentornati all'appuntamento con le nostre ricette dedicate alla pasticceria e oggi faremo un dessert realizzato dal nostro chef Tiziano Paolini dedicato ai presidi slow food, anzi c'è proprio la presenza dei presidi slow food in maniera spiccata, un presidio slow food anche un po' particolare, anche difficile da trovare. Sì, anche qui ne abbiamo tre. Innanzitutto buongiorno a tutti, ciao Jennifer, ormai sei di casa. Anche tu. Grazie. E sì, questo è un dolce realizzato con tre presidi slow food, ovviamente. Okay. Uno dei tre è un po', cioè nel senso un po' assurdo, perché sono le olive in tosso, quindi dici le olive è un dolce, oddio mi sembra un po' strano, però lo sai che nei miei dolci c'è sempre quella nota salata. E devo dire che ci sta, fa anche bene la nota salata. A mio gusto sì, poi ci direte voi insomma. Allora, quindi praticamente i presidi slow food presenti sono il fico reale di Atessa, sì, giusto? E questo dicevo che è un po' difficile da trovare effettivamente. Sì, io sono riuscito comunque a contattare una signora e me l'ha spediti e eccoli qua. Bene, poi abbiamo l'oliva in tosso. L'oliva in tosso e il mosto cotto di uva montonico. Che è anche presidio slow food. Che è anche presidio slow food. Bene, ok, quindi andiamo a realizzare un dolce, una panna cotta. È un fusion tra cheesecake e panna cotta. Ok, quindi perfetto. Abbiamo la base di panna cotta che poi andremo a frullare per rendere una crema. Okay. E la base biscotto della cheesecake. Perfetto, allora dici innanzitutto come dobbiamo procedere per fare la base della panna cotta, perché non me la faremo vedere perché è veramente un'operazione molto semplice. E abbiamo diciamo un accenno già fatto vedere nelle scorse puntate. Esatto. Abbiamo bisogno di latte e panna in uguali misure. Sì. Li andiamo ad adagiare in un pentolino insieme allo zucchero. Okay. Nel frattempo, e accendiamo la fiamma e mescoliamo poco poco. Nel frattempo a parte mettiamo la colla di pesce diciamo ad ammollare. Quando la panna, la gelatina è pronta, la immergiamo nel latte e la panna mentre sobbolle. Giriamo bene e spegniamo il fuoco. Perfetto. E diciamo che la panna cotta è pronta, la facciamo raffreddare, quando si raffredda si solidificherà. Okay. E lì poi la andiamo a frullare. Quindi semplicemente una mini pimerata, giusto? Mini pimer o un cutter da cucina, il bimbi, se si ha il bimbi a casa. Se si ha questa fortuna. Certo, e creiamo una crema di latte. Perfetto. In questo caso. Molto semplice. Molto semplice. Ok. La base di biscotto o rosaiva. Sì. Possono essere anche comunque delle macine, altri biscotti. Sì. E li andiamo a frullare insieme burro a temperatura ambiente e cacao. Perfetto. E quindi otterremo un biscotto, una terra di biscotti e cacao, che andiamo a fare delle formine che vogliamo noi e le mettiamo in frigorifero un'oretta. Come si solidificherà il burro, avremo il risultato di questa cialda, di questa base biscotto. Benissimo, quindi praticamente abbiamo descritto tutto, giusto? Sì. L'unica cosa, le olive le possiamo usare in due modi. Sì. O la usiamo così a crudo, quindi le andiamo a privare del nocciolo, le tagliamo un po' con il coltello e poi le metteremo sopra il dolce. Okay. Oppure, come facciamo noi al ristorante, per dare ancora più la marcatura all'oliva, le andiamo a far essiccare al forno. Queste sono le olive che, come si seccano, prendono un po' il colore imbrunito, più scuro. Che sta anche bene nel dolce. Certo, le andiamo a rifrullare e otterremo questo prodotto. Perfetto. Ok. Infine, mosto cotto. Ok. Diciamo con un cucchiaino lo andiamo ad adagiare sul dolce. Il fico secco lo possiamo lasciare intero oppure sempre una battuta a coltello e l'aggiungiamo. La possiamo aggiungere o nella crema. Mm-hmm. Quindi giriamo nella crema. Sì. E quindi avremo comunque un composto di crema di latte e fichi. E fico. Oppure, come facciamo noi, lo mettiamo a fianco. Benissimo, Tiziano. Abbiamo spiegato tutto, adesso certo, vi facciamo vedere proprio come si assembla. Facilissimo. Allora, Jennifer, iniziamo con l'impiattamento. Ok, perfetto. Quindi andiamo ad assemblare questo dolce. Sì. Allora, la crema che ti dicevo, ne mettiamo una puntina sotto. Sì. E andiamo a sporcare il piatto. Ci servirà un po' per decorazione, ma poi per appoggiare il nostro biscotto. Ok. Manteniamo. Ok. Poi gli ridiamo un accenno, perché io sono goloso. Sì. E andiamo a
da adagiare. Fico. Guarda, io sono sicura che questa polvere di olive ci sta benissimo. A me piace. Poi... Anche a me. Anche a me. Ho avuto modo di assaggiare una volta la polvere di oliva in un dolce che sì? preparò William Zonfa. Veramente? Io non lo sapevo. Guarda. Anche se non lo conosco, lo saluto. Sì, grande okay. William. Andiamo con il musto cotto. Musto cotto. Ma che di bello. Di Montonico. Buonissimo il musto cotto, quanto mi piace. Bene Tiziano, a questo punto non resta che dare il tocco di classe con le olive. Con giusto? Le olive, okay. Come ti dicevo, ne mettiamo qualcuna intera. Sì, ok. Ok. Quindi chi lo vuole fare a casa può evitare, anche se fare questa cosa non è difficile. No, solo che giustamente c'è bisogno di tempo. Ok. Poi un po' di polvere per dare la nota salata. Che meraviglia, bellissimo questo. Eccoci qua. Quanta eleganza in questo dessert. Cioè. Elegante, particolare, semplice sì. da fare in realtà. E poi insomma ci sono i presidi slow food che lo rendono veramente unico. Complimenti Tiziano. Grazie perché mille. Penso non sia facile fare un dolce con questi ingredienti. Beh no, infatti comunque anche se si vede addosso a me bisogna assaggiare tanto per abbinare comunque i gusti. Sì, è vero. Diciamo che qui al ristorante, nel nostro menu degustazione di Presidi Slow Food, il dolce è un po' più complicato, tra virgolette, sì. perché andremo a usare le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, che comunque è un altro, nel dolce. È un altro Presidi Slow Food, e andremo a crearci un gelato. La lenticchia quando si raffredda, quando ci si fa un gelato, assume il sapore un po' della castagna. Che meraviglia! È molto amabile. E in più poi ci aggiungiamo la panna per fare comunque il gelato. Quindi io oggi per semplificarlo, giustamente a casa, vi ci ho fatto una crema di latte. Beh. Però al ristorante qui da noi ci facciamo proprio il gelato alla lenticchia con gli stessi abbinamenti. Ma guarda Tiziano, io ti faccio i complimenti innanzitutto per il menù che ci hai presentato nel corso di questa settimana, che è veramente un menù tanto interessante, che racconta l'Abruzzo, racconta il nostro territorio attraverso le sue eccellenze, perché i presidi Slow Food sono delle eccellenze, poi sono stati giustamente riscoperti ed è compito secondo me di voi chef quello di valorizzare e di farli conoscere, di averli assolutamente in menù, quindi complimenti. Grazie anche per averci insegnato queste ricette che sono anche tutte secondo me rifacibili a casa, anche perché io lo dico sempre, veramente il livello anche a casa si è alzato tantissimo. Sì, infatti proprio per questo possiamo fare alcune ricette che anni fa non sì, era impensabile. Era impensabile poterle invece fare a casa. I nostri telespettatori sono bravissimi e soprattutto sono attrezzatissimi a casa. Infatti mi piacerebbe se qualche telespettatore a casa rifacesse qualche piatto e poi non so in privato oppure su ce Facebook, Instagram postare. Ce la può postare sì, ovviamente esatto. Su piacimento sarei veramente e allora facciamo così contento. lanciamo una sfida quest'oggi. Wow. Invitiamo tutti i telespettatori, chi volesse cimentarsi ovviamente, a rifare una delle ricette il cui protagonista è il presidio Slow Food proposte dal nostro chef Tiziano Paolini. Poi magari la più bella potrebbe essere protagonista di una puntata di Chef in Cucina. Ma che ne magari, pensi? Stupenda, magari facciamo no? una ricetta certo, a quattro mani. Noi abbiamo già fatto queste cose con i nostri telespettatori diverse volte. Devo dire che insomma sono venute fuori delle ricette veramente bellissime. Sì, mi piace l'idea. Quindi facciamolo. Rifate il piatto, fate la foto e postatela sulla nostra pagina Chef in Cucina Rete 8 su Facebook e noi ovviamente ne saremo ben lieti. Poi magari la più bella potrebbe essere la protagonista di una prossima puntata da fare insieme al nostro Tiziano. Volentieri, vi aspetto. Okay. Benissimo, allora grazie Tiziano. Grazie a voi. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Buon proseguimento di domenica, ovviamente, su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo.